Allora, voglio commentare un articolo che è apparso all'interno dell'Harvard Business Review del 25 aprile 2022, intitolato Research: Flexible Work Can Dampen Motivation, di Laura George e Caitlin Woolley. In questo articolo le autrici fanno riferimento al fatto che molto spesso il lavoro flessibile porta a lavorare anche durante i weekend, quindi diciamo il lavoro flessibile porta il lavoratore a lavorare sempre di più, e questo diciamo può avere un impatto ambiguo, nel senso che a volte i lavoratori riportano dei livelli di engagement sul lavoro molto elevati, altre volte invece gli stessi lavoratori considerano il fatto di lavorare nel weekend come qualcosa di potenzialmente demotivante. È qualcosa che quindi può portare anche a un burnout o a cambiamenti negli stili di vita. Queste medesime considerazioni, inoltre, valgono anche per gli studenti. Gli autori dicono che la maggior parte dei lavoratori, l'80% dei lavoratori, ritiene che sia meglio lavorare in orari di lavoro flessibili. E questa flessibilità è stata anche introdotta soprattutto a seguito della pandemia. La pandemia, infatti, ha aumentato gli elementi della flessibilità delle opzioni del lavoro. Tuttavia, se il lavoro flessibile è una cosa buona perché consente di fare un confronto tra quelle che sono le aspettative del lavoro e quelle aspettative di vita, di cosiddetto work-life balance. Eppure è vero che ci sono comunque dei dark sides, cioè diciamo, delle aree d'ombra nell'ambito del lavoro flessibile, che potrebbero addirittura spingere il lavoratore demotivato a trovare delle altre soluzioni. Questo studio che viene presentato ha coinvolto 2.000 studenti e dipendenti sia negli Stati Uniti che in Europa, e diciamo, gli autori hanno verificato che lavorare in orari non standardizzati, come per esempio i weekend o diciamo le settimane di vacanza, riduce significativamente la motivazione intrinseca della persona e rende il lavoro meno motivante e meno interessante. Quello che gli autori dicono è che sostanzialmente è vero che molti lavoratori possono pensare, possono immaginare che lavorare in un contesto, diciamo, di lavoro flessibile possa essere anche qualcosa di utile, anche qualcosa di buono. Però è vero anche, e questo dicono gli autori, che per gli esseri umani è molto importante rispettare delle norme sociali. E tra queste norme sociali vi è nella nostra società il fatto di lavorare dalle 9 alle 17. Questo tipo, diciamo, di organizzazione, dicono gli autori, è entrato ormai così tanto nell'interno dell'organizzazione proprio del mindset delle persone che non è proprio agevole eliminare questa, diciamo, questa attitudine, anche perché poi tutto è organizzato intorno a questi orari di lavoro, intorno alla settimana dei 5 giorni, intorno alla presenza di weekend. Quindi quando un lavoratore esce da quel tipo, diciamo, di organizzazione, evidentemente poi non ha molti altri spazi per trovare un work-life balance che sia soddisfacente. Gli autori dicono anche se andare contro una norma può sembrare qualcosa di eccitante, appunto come il dipendente che immagina di poter lavorare in orari flessibili quando pare a lui o a lei, in realtà, diciamo, questo non succede, perché quando i lavoratori lavorano nel weekend o quando i lavoratori, diciamo, fanno degli extra a lavoro, si verifica puntualmente una riduzione della motivazione degli stessi lavoratori. Quindi, diciamo, per controllare questa differenza tra il lavoratore che lavora soltanto nelle ore che gli sono richieste, il lavoratore che invece
fa degli orari flessibili che lo portano anche a lavorare nel weekend, è stato fatto un esperimento, è stato chiesto alle persone come avrebbero speso diversamente il loro tempo, se invece di scegliere di lavorare nel weekend, avessero scelto nel weekend di svolgere delle altre attività, come per esempio frequentare gli amici o dedicarsi all'ascolto della musica, oppure diciamo svolgere altre attività rilassanti o comunque non attività di lavoro. È stato notato che i dipendenti rispondono che questo, diciamo, quando confrontano, ecco, il fatto che hanno scelto di lavorare nel weekend con il fatto che avrebbero potuto dedicare quelle ore ad altre attività più gratificanti, diciamo, gli intervistati mostrano un peggioramento significativo delle loro capacità intrinseche di, diciamo, di motivazione. Quindi, significa questo che non è vero, diciamo, che lavorare in modo flessibile sia sempre qualcosa che i lavoratori, diciamo, preferiscono. Anzi, al contrario, i lavoratori, diciamo, non sempre considerano lavoro di fatto nella realtà, quando poi si vanno ad intervistare, quando poi si va a chiedere effettivamente qual è l'esperienza che si è manifestata nel lavoro flessibile, i lavoratori mostrano che effettivamente non c'è questo tipo, diciamo, di engagement così elevato. Ed anzi, diciamo, ci possono essere anche i presupposti di un burnout. Invece, quando i lavoratori sono molto motivati e quindi scelgono per motivi loro di lavorare nel weekend, questo potrebbe anche avere degli effetti molto significativi, però ripetiamo, è un caso perché generalmente c'è una riduzione della motivazione. Quindi gli autori, diciamo, suggeriscono di usare degli strumenti, come per esempio delle app, che possono essere in grado di distinguere nettamente quelli che sono i tempi di lavoro da quelli che sono i tempi di riposo o i tempi, diciamo, di divertimento, di relax, perché questo in realtà sarebbe qualcosa che aiuta di più i lavoratori. Cosa possiamo dire di questo articolo? Sì, è vero, diciamo, chiunque ha lavorato nei weekend sa che effettivamente non è detto che sia qualcosa di sempre motivante, che sia qualcosa di sempre utile, soprattutto se si lavora per altri. Diverso è se si lavora per se stessi, probabilmente si ha una diversa, diciamo, percezione. E poi dobbiamo sempre considerare che il weekend, che molti lavoratori in realtà fanno più lavori e quindi usano magari il weekend per fare un secondo lavoro o usano il weekend per creare un'alternativa a quello che è il loro lavoro principale. Quindi, diciamo, c'è anche in questo senso una ricerca di ulteriori opzioni che magari il mercato del lavoro non offre, di ulteriori guadagni, e questo potrebbe effettivamente essere associato ad una crescita della motivazione. Però, diciamo, in realtà non, il fatto dell'orario flessibile è probabilmente qualcosa che non è veramente quello che i lavoratori vogliono, o almeno un certo tipo di lavoratore. Adesso non mi riferisco a tutti i lavoratori. È chiaro, ci sono persone che lavorano perché devono lavorare, ci sono persone che lavorano perché cercano un work-life balance e ci sono lavoratori che lavorano perché vogliono eccellere nel lavoro. Allora, lasciando da parte le prime due tipologie, il lavoratore che vuole eccellere nel lavoro, cioè che quindi vede il lavoro non soltanto come qualcosa che gli produce un reddito, non soltanto come un qualcosa che gli dà, diciamo, un inserimento in una qualche organizzazione sociale, quanto piuttosto lo vede anche come manifestazione di sé, rappresentazione di sé, diciamo, e cose simili, cioè i top performers. Generalmente il problema del work-life balance non se lo fanno perché
Se sei un top performer, probabilmente non ce l'hai un work-life balance, nel senso che lavori probabilmente in una settimana il doppio, se non 2 volte e mezzo, quello che generalmente lavora una persona normale. Quindi, diciamo, questa idea non vale per tutti. Assolutamente no, cioè non è detto che, diciamo, per tutti sia vero che lavorare negli orari indicati degli uffici sia qualcosa che aiuta a preservare la motivazione. No, perché se uno lavoratore ha una motivazione propria che lo porta a produrre di più, a lavorare di più, e questo è anche vero per gli studenti, ed è ancora più vero per gli studenti lavoratori, diciamo, evidentemente questa situazione di lavorare nel weekend, diciamo, li porta a, diciamo, ad essere più produttivi. Quindi, che cosa possiamo dire effettivamente? Che la soluzione che viene indicata qui dalle autrici va bene soltanto per gente che lavora, diciamo, senza particolari ambizioni, diciamo così. Gente che lavora, sì, rispettano gli orari di ufficio, c'è cioè il work-life balance e auguri, diciamo. Chi invece lavora appunto per fare la performance. Quindi mi riferisco a quei lavoratori che magari sono altamente skillati, altamente professionalizzati, che hanno una serie, diciamo, di caratteristiche, tecniche, diciamo, individuali, personali, motivazionali e così via. Non sta neanche a pensare alla settimana lavorativa, lavora semplicemente all the time, cioè si lavora sempre in una dimensione, diciamo, di workaholic. E ora non è che dobbiamo chiedere a tutti i lavoratori di essere workaholic, perché ovviamente non si può chiedere a tutti i lavoratori di essere, diciamo così, ossessionati da lavoro, perché non tutti lo farebbero. Però, diciamo, come dire, soprattutto per gli studenti o soprattutto per le persone che almeno ci vogliono provare, diciamo, ad avere un certo tipo di inserimento nel mondo del lavoro, questo tipo di attività è assolutamente necessaria, cioè il fatto di lavorare nei weekend, magari sviluppare dei progetti propri, magari avere più progetti, magari avere più lavori, sono cose normali, diciamo, che non devono spaventare. Certo, sì, ci sono delle rinunce da fare, si rinuncia magari al weekend con gli amici, si rinuncia magari a divertimenti o cose del genere. Però, diciamo, si ha in cambio una maggiore capacità professionale, una maggiore competitività. Quindi quello che voglio dire alle autrici è che sì, è vero, mediamente hanno ragione loro, è così, è meglio lavorare negli orari standard e non lavorare nei weekend, perché lavorare nei weekend potrebbe essere demotivante per qualcuno. Però facciamo un esempio, se uno lavora in proprio, se uno vuole costruirsi un'alternativa di lavoro, se uno studente lavoratore, se uno studente top performer, se uno lavoratore top performer, se uno workaholic, cioè un ossessionato del lavoro, queste proposizioni non valgono più, perché queste persone tenderanno a lavorare di più degli altri, lavoreranno anche nei weekend e avranno un orientamento di questo tipo. E diciamo, non c'è niente da fare su questo, diciamo, non è un fatto di motivazione intrinseca, estrinseca, eccetera, eccetera, è il fatto che magari sono persone che hanno degli obiettivi e cercano di raggiungerli. Quindi, visto che andiamo in un mondo del lavoro dove la dimensione media scomparirà, e dove probabilmente verranno selezionati dei profili che sono sempre più, diciamo, come dire, particolarmente, diciamo, sbilanciati, perché il mondo del lavoro, diciamo, ormai richiede questo, diciamo, chiede al lavoratore di investire così tanto nella propria attività di lavoro che evidentemente il lavoro, la professione, la conoscenza acquisita, l'esperienza, eccetera, eccetera, diventano una parte preponderante dell'esistenza e dell'identità stessa del lavoratore. Quindi non c'è quest'idea di avere la vita felice di chi fa il work-life balance. Non esistono queste cose e l'inesistenza di queste cose è anche, trova una sua controprova nel fatto che, per esempio, molti per avere dei servizi di cura e assistenza, magari dei familiari, si rivolgono a terzi, perché
e non lo fanno attraverso, diciamo, dei modelli di carattere familiare. Quindi, per quanto quello che dicono le autrici potrebbe essere anche vero, però ecco, qui bisogna scontrarsi con le motivazioni personali. Certamente, se una persona non è particolarmente produttiva, se una persona, diciamo, si mette a carico degli altri, e quindi piuttosto che spingere un gruppo sta lì, diciamo, a vivacchiare in un'azienda, certamente per queste persone l'orario 9-5 è fantastico, lavorare solo negli orari di lavoro è una scelta giusta, diciamo, non lavorare nei weekend è qualcosa di assolutamente normale e sacrosanto, ma questa è gente che non produce nulla o che non è quello su cui le aziende puntano. Le aziende non vogliono diciamo, dipendenti banali, le aziende non vogliono dipendenti che sono inutili, che non spingono, che non hanno quell'extra motivazione che può portare l'azienda a fare del top performance, perché l'azienda vive un contesto di mercato che è sempre competitivo, per quanto uno voglia, diciamo, applicare dei metodi human driven, social oriented, environmental, eccetera, eccetera. Però le aziende vivono un contesto competitivo, questa è la realtà, diciamo, e nessuno può sottrarre le aziende a questa realtà perché quella realtà è una realtà esterna di una realtà di mercato. Quindi, diciamo, non si può fare niente. Quello che un imprenditore, diciamo, un manager dovrebbe sapere è che guardare i propri dipendenti e cercare di capire che tra quei dipendenti c'è probabilmente qualcuno che si mette a carico degli altri, cioè produce meno di quello che gli danno, è normale che sia così, purtroppo c'è sempre gente di questo tipo, e ci sono altri invece che producono di più di quello che gli danno in termini di reddito, e che quelli sono quelli che guidano di fatto le organizzazioni, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'economia è qualcosa che ha a che fare molto con la produttività, con la generazione di valore. Chi produce più valore è quello che domina il sistema economico, perché quel valore prima o poi si trasformerà in un reddito e quel reddito consentirà all'azienda di pagare gli stipendi, di pagare le spese e di andare avanti. Quindi non si insista troppo su questa storia del work-life balance, perché è giusto che chi non si sente, diciamo, pronto o chi non vuole investire, perché c'è anche chi non vuole investire nel lavoro, magari vuole investire nella famiglia, vuole investire nelle relazioni amicali, ma è giusto che queste persone vedano le aziende come delle mucche da mungere, diciamo così. Però chi invece guarda il mondo del sistema produttivo con interesse perché magari vuole produrre di più, ecco, per queste persone ci deve essere la possibilità di orari flessibili, di lavorare di più e anche la possibilità, diciamo, di fare in modo che il loro lavoro sia riconosciuto nel contesto aziendale. Ovviamente questo comporta da parte dell'azienda una certa esperienza e conoscenza del mondo umano che non sempre, questo dobbiamo dirlo, non sempre le aziende hanno, perché la tendenza a trattare i dipendenti tutti nello stesso modo, che è una tendenza che esiste in tutte le aziende, diciamo, schiaccia quelle che sono le individualità e magari può alla fine, alla lunga, sottrarre anche risorse umane, diciamo, e finanziarie l'azienda stessa. Quindi, per evitare che ci sia un appiattimento, è in realtà necessario che le aziende, diciamo, distinguano tra quelli che sono i lavoratori che appunto ricercano comodamente dei bilanci life-work balance, che magari potrebbero anche scegliere di lavorare nel pubblico, per esempio, dove c'è il work-life balance garantito, e lavoratori che invece si vogliono spendere di più nel mercato del lavoro e che magari scelgono altre professioni, scelgono di lavorare nel privato, scelgono di fare i liberi professionisti, scelgono di fare delle imprese loro, scelgono di fare i manager, perché in questi lavori è richiesto più impegno, è richiesta maggiore dedizione. Non c'è tanto discorso di work-life balance perché queste sono posizioni sbilanciate. Il capitalismo chiede questo. Il capitalismo premia quei lavoratori che hanno una vita
sbilanciata nei confronti del lavoro. Questo è quello che fa il capitalismo. Che poi queste persone siano felici anche in una vita privata, questo è un altro discorso. Probabilmente non lo sono, però è una loro scelta, magari quella di investire di più nel lavoro, perché magari non hanno avuto opportunità, diciamo così, di avere una vita sociale, familiare, appagante, e quindi magari lavorano di più, portando nel lavoro quelli che sono diciamo, il valore aggiunto a livello sociale. Quindi va bene, diciamo, il fatto che magari ci sia qualcuno che vuole l'orario flessibile, però che magari non vuole lavorare nel weekend perché si sente privato del suo spazio, però si capisca anche che c'è anche gente che vuole lavorare di più e che lavora anche nel weekend per costruirsi delle alternative, un'altra azienda, altre professionalità e così via.